Ma invece situazioni orsi qua? Durante il lockdown anche lì dietro c'è una vetrata e c'è proprio l'impronta che si è appoggiato sulla vetrata, sì. E sotto c'è l'impronta del cuccioletto. Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo a Garda Trentino e vi porteremo con noi al rifugio estivo. Un rifugio tra i più panoramici sul lago di Garda, dove probabilmente passeremo la notte. Andiamo. Per arrivare all'inizio del sentiero basta impostare sul navigatore Passo Santa Barbara. Proseguite, superate il maneggio e vi troverete in un ampio parcheggio. Da lì basterà seguire i cartelli fino al rifugio. Ragazzi, come potete vedere, la vasca è legata perché sono 3-4 mesi che ormai la teniamo al guinzaglio durante i nostri trekking, soprattutto nelle zone di Garda Trentino. Perché ormai sono sempre più frequenti gli avvistamenti di orsi, infatti proprio qualche settimana fa ad Arco, addirittura nel paese, hanno avvistato un orso correre per strada. Non ci fidiamo più. Ma qua è Arco più o meno? È Arco, il paese giù. Ma questo è in quel dov'è comune. No amore, dov'è che l'hai letta quella notizia lì? Davvero? Sul giornale? Sì, sì. Me lo dice adesso perché ormai sto già facendo il sentiero. Sapevo di avvistamenti ma non proprio qua. Già ho ansia di mio. Da questo momento in poi ho praticamente fatto tutto il sentiero con l'ansia di incontrare un orso. Quindi ho adottato il metodo più utilizzato in America, che dice esattamente: nei boschi dove ci sono gli orsi bisogna camminare in gruppo e non da soli, e fare molto rumore parlando, cantando e battendo le mani. E niente, io almeno 20 minuti che sparo cose a caso ad alta voce, così nel caso ci fosse un orso a chilometri già scappa e non lo incontriamo. Sì, sono qui, orso vai via, sono qui, orso vai via, e... Dai che siamo a 1500. Allora, dal parcheggio il tempo segnato per arrivare al rifugio è di circa 2 ore e 10. Ma vediamo se riusciamo a fare meglio. Comincio a entrare a vedere il lago di Garda. Siamo sempre più vicini. Se venite con il vostro amico quattro zampe, ricordatevi le ciotole e tanta acqua, perché qua non vi sono fontanelle e punti d'acqua. Se non solo uno all'inizio, poi basta. Esatto. 40 minuti. Ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati, yay! Andiamo subito dentro e facciamo il check-in. Permesso. Come va ragazzi, bene? Sì. Yeah. Subito conosciamo Alberto, il proprietario, che ci mostra il rifugio. Dotato di 23 posti letto, bagno comune e doccia calda. Non c'è wifi, ma se siete team, un po' di linea c'è. Ragazzi, adesso vi facciamo vedere la stanza che ci hanno riservato, privata per noi, siccome abbiamo il cane. Allora, qua abbiamo il letto, scusate un po' il disordine, ma ci siamo già piazzati. Abbiamo varie prese di corrente, una qua, un'altra là sotto. Il sanificatore per le mani. Qui abbiamo un altro letto, altro letticino a casa. Castello, un appendiabiti, un bel calorifero. Come inizio abbiamo una buonissima impressione, il ragazzo è super accogliente, ci ha raccontato un po' del rifugio. Pensate che il rifugio Prospero Marchetti risale al 1906, inaugurato esattamente il 7 ottobre di quell'anno. Il signor Prospero, originario di Arco, ne fu il fondatore e fu anche il primo presidente della società alpina del Trentino. Il rifugio venne poi quasi distrutto durante la prima guerra mondiale e varie volte saccheggiato nella seconda. È stato per 99 volte sull'orlo del precipizio e per 99 volte si è sempre rialzato. Passò per vari soci gestori nel tempo e venne anche completamente ristrutturato, fino a che nel 2017 viene riaperto dal giovane Alberto Bighelloni, esatto proprio il ragazzo che abbiamo di fronte. Ci ha trasmesso da subito grande simpatia, infatti abbiamo iniziato a fargli alcune domande. Ma invece situazioni orsi qua? Io sono 6 anni che gestisco questo rifugio. Non l'ho mai visto. Tracce sì, cacche sì, durante il lockdown anche lì dietro c'è una vetrata e c'è proprio l'impronta che si è appoggiato sulla vetrata, sì. E sotto c'è l'impronta del cuccioletto. Ci sono montagne frequentate, un po' come l'altissimo, secondo me è veramente improbabile vederlo qua perché gira tanta gente. Dal versante nord più in là c'è la valle di Cavedine e lì c'è pieno di boschi dove passa poca gente, già lì. Preferisce star lì. Qua magari dovrò vedere il lupo perché c'è il bestiame, però i lupi per noi sono... poco. È qua dove hai lasciato l'impronta l'orso. Vengono i brividi. Penso a svegliarsi dorso delle impronte e non esci più per 3 giorni. Qua d'estate è figo, qua ti metti a prendere il sole. Davanti hai questo. Vediamo quanto siamo. 12. Cioè non è che siamo usciti, già occupato l'amaca, di tutti, eh. Troppo rilassante, io voglio vivere qua così. Ed è proprio davanti a questo bellissimo panorama che ci viene una gran fame, quindi diamo una spulciata al menù, ma non abbiamo alcun dubbio. Si parte con... allora, pane fatto in casa. Qui abbiamo la coppa di Zibello, località in Emilia Romagna. Panciotto della Lessinia, che è pancetta e prosciutto cotto. Pec dell'Alto Adige. Puzzone di Moena, e puzza davvero, se volete percepirne l'essenza, dedicatevi ad annusare la crosta ma non mangiarla. Okay. E questo è un formaggio casato del Baldo, stagionato. Oh, puzza davvero la crosta? Sì, non so, pure particolare. Non è tra i miei preferiti. Ti piace? Te di formaggi proprio non te ne intendi. No, vedete? Buonissimo. È più stagionato. Sì, è più buono. Assomiglia un po' al grano. Oh, grazie. Finito il tagliere con specialità trentine, vi giuro, erano buonissimi, soprattutto gli affettati. Abbiamo preso, penso, la pasta più buona assaggiata in un rifugio, ovvero la pasta pastivo. Con sugo con speck, crema di vino rosso e ortiche dello stivo. Ragazzi, una delizia. Con la rocca in fase digestiva.
tipo 6 kg di pasta. Ragazzi, stiamo andando a letto dopo aver visto dei colori incredibili del tramonto e speriamo domani di svegliarci con un'alba altrettanto bella. Buonanotte. Ragazzi, stiamo andando a vedere l'alba. Praticamente a 10 minuti dal rifugio c'è la cima del Monte Stivo ed è da lì che si vede l'alba. Ci stiamo mettendo qua a fare qualche foto perché guardate qua cosa c'è. La cosa figa è che qua ci sono tutti i tasselli con i nomi delle montagne che si possono vedere da qua. Siamo senza parole, anche l'alba, tanta roba. Noi siamo tutti qua belli a vedere l'alba, ma pensa se, per esempio, da quei cespuglietti là venisse su un cuccioletto d'orso. Cogliamo tutto, cioè. Sì. Guardati che dove c'è un cuccioletto d'orso c'è la mamma. Purtroppo sì, l'abbiamo fatto. Dopo che abbiamo visto l'alba siamo ritrollati nel lettuccio. E adesso andiamo a fare colazione. Purtroppo non c'è niente da fare. Alberto ci vizia anche colazione con delle marmellate fatte in casa. Strepitose. Ma adesso è il momento di lasciare il rifugio. Ragazzi, abbiamo appena finito la colazione. Adesso prepariamo tutto per scendere. Ma sarà una cosa velocissima perché infatti il rifugio fornisce le lenzuola e le coperte. Quindi non abbiamo bisogno neanche di mettere via il sacco a pelo. 2 secondi e sarà tutto pronto. Ma prima di abbandonare il rifugio, una sensazione a caldo sul posto. Per me super positiva. Mi sono sentito praticamente a casa. Ci siamo trovati benissimo. È stata una super esperienza. Infatti Alberto, il rifugista, è una persona davvero stra gentile, cordiale, non ti fa mancare assolutamente nulla. Per non parlare poi della bontà dei piatti che è riuscito a cucinare, perché quella pasta... Mamma mia, proverò a ricreare la casa con le mie dote culinarie. Detto questo, siamo pronti per scendere, ma non faremo lo stesso sentiero dell'andata, ne faremo uno molto più panoramico sulla cresta, da dove si possono vedere contemporaneamente entrambe le valli. Quindi andiamo. Ecco, se di poi questa non è stata una scelta azzeccatissima, continuate a guardare il video per capire perché. Sentite qualcosa, continua a piangere. Salutiamo Andrea, usciamo. Ma ci siamo dimenticati di dirvi quanto abbiamo speso. Mani in cuore, stiamo lasciando il rifugio. Ma veniamo ai conti. Prezzo totale della mezza pensione, quindi cena, pernottamento e colazione, dai 150 ai 160 euro a coppia. Ragazzi, praticamente si viene su dal rifugio, si arriva alla croce dove eravamo stamattina a vedere l'alba. E poi sulla sinistra si segue tutto il costone. Sono le 9:30 e già fa caldissimo. Proseguiamo col 623 fino a Passo Pordala, che ci vorrà un'altra ora e 20. Guarda che belli! Dove ci stiamo infilando? Pieno d'api! Ah, madonna, quante api! Vai, vai! Ha sentito qualcosa, continua a piangere. Cosa c'è? Cos'è che c'è? Ha sentito qualcosa, sta abbaiando qualcosa. È agitata. Vedi che vuole andare di lì. Tagliamo le tende prima che un orso. Ragazzi, sono passati 2 ore e mezza, ma siamo ancora lontanissimi. Noi siamo partiti dal Monte Stivo, abbiamo fatto il 617, poi abbiamo preso il 623, siamo scesi. Arrivati qua era il punto in cui c'era quella panchina in cui abbiamo deviato a destra. Poco prima di raggiungere il Passo Bordala. Cioè questo pezzo con la panca, mi raccomando, a destra. Di qua. E adesso siamo qui all'area picnic. Non ci credo, abbiamo sbagliato strada. Dobbiamo rifarla tutta in salita. Praticamente noi siamo arrivati da qua, abbiamo proseguito dritto, lasciando la baita degli alpini alla nostra destra. In realtà si va verso la baita degli alpini. Col senno di poi non l'avrei mai fatto. Sicuramente l'altro sentiero, oltre ad essere più corto, è anche molto più panoramico. È una vista pazzesca sul lago. Quella che abbiamo fatto all'andata. Esatto. Mentre questo è un po' tutto nel bosco, perde un po'. E poi si allunga la strada anche più di mezz'ora. Se volete fare una bella passeggiata nel bosco è ideale. Ce l'abbiamo fatta, arrivati. Oi. Ieri era vuoto il parcheggio, Ragazzi, esperienza finita. Dal parcheggio vi salutiamo. Grazie per aver visto il video fino a qua. Ci rivediamo in altri sentieri, in altri trekking e in altri rifugi. Ciao.